tutti, eccoci qua, eccoci ritrovati qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi venerdì 17 maggio, sono le 12:31 minuti in questo istante. Benvenuti, bentornati, chiudiamo la settimana davvero in bellezza, perché insomma mai avuto tanti ospiti in studio, ma mai non sono mai stato così contento di averne così tanti. Vedete qui di fianco a me quattro ospiti, davvero sono contento di avervi qui e riconosciamo tra di loro Michele Ungaretti, la nostra, insomma, già abituata un po' delle nostre cose, sì. E Gio Manzoni che già siete qui. Michela, io darei però la palla a te per dirci chi ci hai portato oggi e poi parliamo del perché, insomma, della importante, certo, performance che avete fatto pochi giorni, ieri e l'altro ieri qui a Milano. Allora, io vi ho portato Giovanni Manzoni. Vabbè, su questo non so se ringraziate o no, scherzo, Gio. Sai che sei sempre benvenuto qui da Nuova Milano News. Marco Ventura. Buongiorno, e Angelo Razio Pregoni. Buongiorno Angelo, grazie mille di essere qui. Che sono le componenti, diciamo, no? Come diceva un vecchio Fantastici 4. Infatti, sono i Fantastici 4 di una performance andata in scena pochi giorni fa, anche ieri avete fatto la seconda replica, diciamo, una performance molto interessante legata poi appunto a una mostra di Gio che si è aperta in questi giorni. Raccontaci un po' appunto di questa performance. Come si chiama prima di tutto? Allora, la performance si chiama Removal, presenza animale, quindi contiene la parola essenza e la parola presenza in una parola unica, perché essendo una performance sinestetica, quindi che mette, come dire, in campo diversi campi sensoriali, mette in gioco, in questa maniera si è potuto parlare, si è potuto esibire disegni, però anche valorizzare l'aspetto olfattivo, perché Orazio è un naso, perché principalmente essenza da lì anche, no? Sì. Io avevo il discorso dell'olfatto, sì. Sì, sì, sì. Però ci spiegherai cosa significa essere un naso. Esatto, quindi c'è soprattutto la vista e l'olfatto, però anche il tatto, perché le persone possono toccare quello che noi poi abbiamo creato, e la musica, che è stata campionata da Orazio, è stata anche quella fondamentale. Poi devo dire che Marco durante la performance ha anche utilizzato dei martelli contro dei tamburi metallici creati da lui, e che lui ha creato anche, quindi questa musica era anche performativa pure quella, e anche le lampade che lui ha creato erano un oggetto d'arte di per sé, ma avevano una funzionalità all'interno proprio della scena. E invece appunto erano tante le arti, tanti sensi che si mettevano in gioco in questa performance. Appunto, vogliamo Gio, pittore, insomma, tante le opere di Gio che abbiamo visto. Marco, tu sei un designer invece, giusto? Sì, io mi occupo principalmente di design. A me piace, diciamo, ricreare degli elementi rivisitando, quindi metalli, legno, e quindi ricreando e dare una nuova forma, una nuova vita a degli oggetti che recupero. E proprio in questo caso, ad esempio, c'erano delle lampade che tu hai creato appositamente. C'erano delle lampade e oltretutto poi sono stati fatti questi copricapo, sì, che sono stati, che avevano l'esigenza di essere particolarmente leggeri, quindi un po' contro la mia tendenza, perché normalmente io faccio cose particolarmente pesanti. Ho creato questi copricapo che poi diventeranno i contenitori del risultato della performance, quindi diventeranno un'opera d'arte. Gio gentilmente li ha dipinti, io poi li ho riresinati e abbiamo creato questi oggetti. Cioè, questo è molto interessante, devo dire, come appunto i due artisti devono unire per creare un unico oggetto che poi sarà funzionale poi alla performance. Sì, perché poi Angelo ha comunque creato questa performance, e all'interno diventeranno, oltre a essere dei copricapi, diventano dei contenitori per l'opera d'arte in sé. Sono delle maschere praticamente, sì, che le modelle però hanno, esatto, ma però hanno una doppia funzione, perché in realtà la maschera che è stata utilizzata per la performance diventerà anche un potenziale oggetto di design, okay, perché può essere utilizzato come una seduta, come uno sgabello, può essere utilizzato come un tavolino, quindi ha una funzione molteplice da questo punto di vista. Ragazzi, invece tu ti hanno presentato come naso. Come naso? Allora, che cos'è un naso? Raccontiamo bene che cos'è un naso. Beh, il naso è una parte del corpo. Qua. No, direi che il naso in realtà ho costruttore di profumi, creatore di profumi, non fa altro che mettere insieme essenze, ingredienti. Abbiamo una tavolozza fortunatamente di oltre 2000 ingredienti,
per fare quello che poi fa un pittore, dipingere con l'olfatto, utilizzando un senso che è quello dell'olfatto per fruire del prodotto finale. E quindi nella fattispecie io mi occupo di profumeria artistica. E ieri abbiamo avuto l'occasione, ieri e anche il giorno prima, di creare qualcosa dove il naso effettivamente diventava il punto di riferimento artistico, perché siamo riusciti in qualche modo, grazie a questa collaborazione, ad annichilire tutti i sensi, l'udito con i martelli di Marco, la vista con i nudi e le oscenità anche dipinte da Joe, e infine questa nuvola di olfatto che abbiamo creato sugli indumenti intimi delle modelle e sulle camicie nei 2 giorni diversi di Joe, che sono diventati l'oggetto artistico. Quindi i contenitori, maschere di cui parlava Marco, sono diventati in qualche modo la custodia di questi. C'è una bella foto molto intensa dove si vede proprio che tu lavori col tuo naso a creare Sì, appunto questi scocciolature, ecco. fumo e altre cose, mentre Joe e le modelle lavorano dietro, quindi diventano a un certo punto performance su performance, dove ognuno ha un suo ruolo e alla fine si crea questo percorso artistico che ha un apice nel momento in cui le modelle e Joe tengono questi indumenti nelle loro mani, si crea una sorta di processione sciamanica e le persone vanno ad odorare queste mutande. Che però sono appunto, diventano a quel punto oggetti d'arte e oggetti del Che tutto che rimangono. rimangono appunto dopo anche quindi la performance. Cosa interessante Sì. questo, nel senso che questa è una performance senza fine in un certo senso, appunto finché rimarranno quegli oggetti potrà vivere in un certo La senso. caratteristica di queste cose è fluxus, quindi direi che noi artisti in realtà non stiamo creando arte, ma stiamo creando un meccanismo per cui l'arte, come giustamente dicevi tu, è un continuo divenire. Quindi a partire dalle persone che sono veramente poi l'oggetto vivo della performance, a quello che sarà la comunicazione, a quello che sarà il futuro dei singoli oggetti. Quindi è una cosa molto bella che attinge quasi più alla comunicazione artistica che all'artigianato artistico. In tutte le fasi, diciamo, tu hai appunto messo un po' il tuo zampino, no? Nel senso che appunto hai colorato, hai dipinto le scatole fatte da Marco, hai dato te stesso alla performance proprio per, cioè, il pubblico ti ha detto le modelle e Joe, beh, le modelle e il modello Joe Manzoni anche, insomma, trovarsi per una volta anche a fare modello di se stesso. Sì, assolutamente, è stata la prima volta, Orazio mi ha sverginato da questo punto di vista e trovo alla fine assolutamente molto molto equilibrato il fatto che da un'idea di Orazio, dalle mani profumate di Orazio, da queste essenze, dal passaggio al design, alla scatola, al box di Marco, si è arrivato poi al mio disegno, si è creato questo giusto connubio per questo figlio. Che tu dici che rimarrà, però in realtà sono anche già in partenza, perché comunque è stata positiva da tutti i punti di vista, no? Sia comunque di produzione, sia di affluenza. Abbiamo fatto per la prima volta io e Michela una inaugurazione divisa in 2 giornate, che è stata un po' rischiosa, perché la prima giornata l'abbiamo fatta solamente per i giornalisti e per persone specifiche, quindi in teoria doveva esserci un'affluenza molto limitata, molto selezionata. In realtà già lì c'è stato molto di più, il terzo, il 3 volte tanto che avevi previsto. E il secondo giorno era per il pubblico totale Sono ed è state stata anche lì molto più della gente preventivata. Quindi da tutti i punti di vista, come comunicazione, come comunque risultato finale, io a mio dire ne sono soddisfatto e sono contento di questa collaborazione con questo naso che non conoscevo, che è stata una piacevole scoperta. Marco ha fatto un prodotto che per me è magia, perché è una scatola dove può contenere persone di diverse tonnellate e le sostiene benissimo, quindi leggera, resistente e grafica. La resina dà quel tocco che aumenta ancora di più il segno Mi piace molto poi l'idea appunto del loro incontro. Non so se voi avete già lavorato insieme in passato cosa. Mi Sì. piace molto l'idea della leggerezza di quello che fa Orazio con i suoi profumi, con proprio appunto l'essenza e i fumi, quella foto lì stampa, è bellissima, vuol dire proprio che Ma l'immagine precisa. l'idea era E quella. invece la grande materialità e la forza, cioè, che
di solito anzi le cose che è molto più pesante, no? Sì. Di Marco, cioè questi due componenti che messe insieme hanno creato poi una performance del genere. Ma io mi sento di ringraziare una persona in particolare, cioè, che è il gallerista Fabio Tolomeo, che ha investito su di me e sugli artisti, è stato molto aperto quando io ho parlato di performance in estetica, di nudo, di possibilità che qualcuno avesse comunque qualcosa da ridire su questa performance che per qualcuno poteva essere un po' scandalosa. Uh-huh. E invece lui ha voluto proprio giocarla, giocarsela alla grande. Ha fatto bene, perché nella serata dedicata al pubblico c'erano più di 150 persone, ha fatto il pienone in galleria, e la sua ambizione è quella di rendere lo spazio, spazio d'arte che si chiama Spazio Arte Tolomeo, un luogo dedicato all'incontro tra diverse discipline artistiche. Quindi l'abbiamo fatto in maniera completa, perché c'erano proprio tante discipline artistiche, anche quella della profumeria. Io ho detto una cosa che poi in realtà forse non è proprio così, ho detto ma sì, tanto ormai a Milano un po', in realtà invece forse non si vedono tanto spesso cose del genere. È la prima volta che a Milano si vede una cosa di questo genere. Infatti noi abbiamo in previsione, cosa che di solito durante le mostre non funziona molto, il finissage. Perché avendo avuto questa grande affluenza di pubblico, stanno arrivando richieste per rifare questa performance una terza volta. Adesso vedremo, non garantiamo questa performance, però garantiamo una cosa ancora più spettacolare, sempre riguardante quello che rimane al termine di una performance. Michele, allora ricordaci un attimino, quindi la mostra adesso è aperta, e rimane aperta fino a quando? Fino al 28, il 28 maggio. Dove, ricordiamo bene? In via Ampère 27, presso Spazio Arte Tolomeo. E il 28 il ci sarà il finissage. La cosa esclusiva sarà che durante il finissage Angelo presenterà il suo profumo Removal, proprio ispirato a questa performance. Quindi è un altro oggetto d'arte che rimane disponibile per i collezionisti e gli amanti di questo genere di disciplina. E come possiamo fare per venire al finissage? Dobbiamo prenotarci? Allora, bisognerebbe registrarsi. Dici, darci tutte le al mio indirizzo, che è ongarettocomunicazione@gmail.com, scrivere che volete partecipare, verrete messi in lista, perché ovviamente più di 200 persone sarebbero un po' un problema da gestire, anche se possiamo organizzarci, però è meglio avere effettivamente la registrazione. È probabile che si decida di trissare la performance. Il profumo invece siete, il profumo lo sentirete al 100%. Aggiungo una cosa che è fondamentale: creeremo questa fragranza in 9 pezzi, quindi è un prodotto che per assurdo ritorna all'artigianalità e quindi si riconduce anche al lavoro di Gio, quindi un lavoro manuale. E tutto questo secondo me è molto bello, non solo per quello che raccontavi tu della a reazione dei profumi, della gravità delle sculture e in più della bellezza estetica delle figure, ma anche perché lascia un tocco di artigianato che obiettivamente è qualcosa di desueto ormai nell'arte contemporanea. Quindi abbiamo pensato sia a un'arte concettuale ma anche a un'arte di fatto materiale, e questo a me piace molto. Mi diceva una performance un po' anche scabrosa, come se mi sono capito, casualmente state fuori tu gioco, come è possibile? La mia non è una colpa, ma è il merito di Orazio. È lui che ha deciso tutto, che ha deciso come posizionare, di come vestire e svestire le persone. E come è stato però, appunto, anche dipingere però le scatole? C'è stato un processo diverso da quello che fai solitamente, no? C'è stato un progetto diverso, ci sono stati miei errori. Ho sbagliato delle carte, ho sbagliato diverse cose, Marco ha avuto pazienza, Orazio anche. Era la nostra prima volta, no? Ci siamo sverginati anche in quel senso. E non pensavo che utilizzando della resina ci volevo una carta diversa, e quindi ci sono stati comunque quegli ostacoli famosi che fanno una cosa imperfetta, che però la rendono anche magari più gustosa alla fine, perché logico. Io ricordo sempre di averti visto una volta fare un errore e risolverlo in maniera egregia. Insomma, io quanti metri di Madonna di Madonnina erano? 3 metri per 4, stavo dipingendo, lo vedo lui, era così bello che mi giro, cade tutto il colore azzurro, tiro giù.
qualcuno... Ricordatelo dopo, due giorni, quando ha finito poi, quell'azzurro che aveva dato in più era qualcosa di magico a tutto il mondo. Però la casualità è realtà. Infatti, quello che dicevo appunto, esatto. E poi anche comunque la paura dell'artista di riuscire a cogliere nella casualità qualcosa di davvero bisogna coglierla, secondo me, la casualità anche perché la performance stessa, coinvolgendo le persone, ecco, cambia a seconda della reazione che le persone hanno. Voglio capire che tipo di reazione hanno avuto le persone e cosa avete avuto voi dalle persone. Positiva, direi. Ma allora, devo dire che nella fattispecie io feci a Milano una cosa molto simile, non per contraddire Michela, però nel 2013, e devo dire che secondo me in questi anni il pubblico, forse il pubblico di queste due performance era più evoluto, cioè ha partecipato in una maniera più attiva. E, sai, alla fin fine è come vivere veramente un'esperienza sciamanica. Poi avevamo Joe in centro sala che sembrava in tutto per tutto un grande capo indiano, no? E quindi ti conduceva tutto lì, ti conduceva tutto a... il timore iniziale, un minimo di senso panico e poi il coinvolgimento totale. Quindi direi, dal mio punto di vista, che la performance è andata benissimo, le reazioni sono state positive, abbiamo ricevuto tanti complimenti, ma abbiamo fatto vivere alle persone che hanno partecipato, la prossima devi venire anche tu, un'esperienza unica, che non è neanche vivibile a teatro, perché tu sei dentro l'azione e ne fai parte, e come dicevo prima sei l'oggetto della performance. Ma cosa ti ha colpito appunto della reazione del pubblico anche nel vedere le tue opere, anche nel vedere appunto poi l'utilizzo delle scatole? Devo dire che c'è stata una bella reazione, mi sembrava che la gente, come giustamente diceva Angelo, è rimasta particolarmente coinvolta. Poi questa elaborazione, il fatto comunque che io ho creato anche questo oggetto che è una specie di strumento musicale, quindi accompagnavo la colonna sonora che aveva realizzato Angelo con questi colpi di martello, e la gente comunque era molto coinvolta, quindi un po' un ricreare quello che normalmente io faccio all'interno del mio spazio dove creo i miei oggetti d'arte, e quindi c'è stato un bel richiamo. Io devo dire che sono molto soddisfatto. Cosa c'è di questo strumento, appunto, di questo, hai fatto una percussione, costruito una specie di percussione, sì, suonata proprio a martelli. Sì, esattamente, diciamo una specie di, non so come identificarla, ma comunque un oggetto fatto di legno e di metallo in cui con questi martelli che avevo creato ricreavo questi suoni un po' da incudine, un po' da forgiatura, un po' da... insomma, no. Una sorta di batteria primordiale. Sì, esattamente. Più o meno. Immagino anche il suono, infatti, molto... Ma creava anche suspense. Sì. Creava anche suspense all'inizio della performance. Cioè, diciamo che non vi aspettavate così tanto pubblico, però insomma c'è stato ed è stata una sorpresa, però appunto come diceva, forse è un pubblico che finalmente è maturo per una cosa del genere, Michela. Cioè Milano è stata una città in cui siamo pronti finalmente ad avere cose che diciamo, cioè forse all'estero in realtà già funzionerebbero. Io nel 2013 ero ancora un po' giovane in questo lavoro per valutare. Sì, giovane anche adesso. rispetto al lavoro di critico e di curatore. Okay. E, però sì, devo dire che le persone sono state desiderose di avvicinarsi ai modelli, di annusare. Il fatto che esistesse questa nudità vicina agli indumenti drippati col profumo d'angelo, pensavo che magari potesse generare un senso di magari soggezione, non tanto poca voglia di avvicinarsi, perché magari uno tende a vedere l'opera d'arte come qualcosa che tu guardi e non sempre vivi. Invece secondo me le persone erano molto desiderose di avvicinarsi, tant'è vero che ieri sera, quando il pubblico era molto, tutti si sono avvicinati per odorare, io speravo che loro ritornassero nelle posizioni per uscire gli attori, invece la performance è durata un pochino di più perché le persone rimanevano accanto agli oggetti e accanto agli indumenti profumati per partecipare. E comunque io sono molto soddisfatta di questi oggetti d'arte.
per come rimarranno. Gli altri concorsi rimangono appunto in esposizione fino al 28 e il 28 li possiamo comunque rivedere anche nel finissage, quando poi presenteremo appunto quando verranno chiusi con gli oggetti che conterranno. Sì, posso dire l'ultima cosa? No, perché è l'ultima giorno, con qualche minuto. Si è dimenticato di dire che comunque tutta la documentazione fotografica è stata fatta da fotografo scelto da me e ha avuto la fortuna comunque di fotografare questa performance, ma ne ha tratto fuori un risultato molto bello, no? Che le foto che abbiamo visto? Sì. Queste sono una piccola anteprima, i lavori più belli sono ancora in post-produzione e saranno visibili per il 28. Ringraziamo Giulio Biale, il fotografo che si è prestato per questa esperienza. Mi toglierà togliere qualche però chilo. Devo dire che le foto così. Le foto che si rivedranno in galleria nello spazio Tolomeo il 28 renderanno di nuovo attiva la performance. E dico un'ultima cosa, io se mi permetti, la cosa bella è proprio questa, che abbiamo in qualche modo rarefatto i sensi per far passare un concetto etico e morale attraverso il naso, cioè odora la mutanda di una persona, una mutanda usata, anche se drippata da me. E ora riportiamo tutto su un concetto estetico, cioè su un concetto figurativo, dove le foto della performance diventano la realtà dei dipinti, per così dire, di Joe. Quindi il nudo diventa un nudo artistico in fotografia. Infatti, io volevo chiederti un'ultima cosa anche a te invece: che tipo di opere sono esposte a questa mostra tua? Allora, fatte apposta per questa mostra o sono degli evergreen? Allora, ci sono 10 opere, sono fatte apposta, che sono seguite naturalmente con anche la decisione di Michele, appunto, di chiamare questa mostra qua Presenza Animale, che sono questi ibridi tra animali e corpi femminili, no? Ho cercato di accostare un animale alla persona che veniva ritratta, no? E era un connubio personale mio, di come volevo vedere questa persona figlia di due realtà come un colibrì, no? Il colibrì in Sud America ha diverse visioni, no? Tra cui praticamente l'animale della libertà, è l'unico animale che riesce a fare la retro, è l'animale col battito di ali più veloce. E i Maya appunto lo consideravano sacro. E era un po' la visione di come io vedevo quella persona in parte a questo uccello, no? Poi si sa, cambia tutto e il tempo fa sfuggire via come reali di un colibrì tutto, però questi animali qua soffermavano queste persone così. Dopo con Fabio abbiamo deciso di mettere anche gli schizzi che erano serviti per creare questo, quindi quello iniziava ad andare fuori tema, perché quando tu fai tanti progetti... Adesso vi dico una cosa, io ho visto molti schizzi di Joe, sono delle opere d'arte fantastiche, io vedrei che solo gli schizzi già sono qualcosa di... Ma sono rimasto stupito perché quando sono... Non so, hanno qualcosa dentro Joe che è davvero ti do ragione. Sì. Però quello è un plus rispetto alla mostra, perché il nucleo principale della mostra, che si chiama Essenza Animale, sono proprio questi ibridi e si legano anche al discorso della profumazione, che c'è il profumo, l'essenza, però c'è anche il profumo naturale, umano, animale, quindi è questo tentativo di rivalutare la nostra essenza animale. Quindi sì, c'erano i quadri della tematica della mostra, c'erano tutta la preparazione di bozzetti, schizzi, che ho visto gradire molto da altri, gradire anche come richieste effettive, poi non solo a parole, e poi c'è stata qualche aggiunta di comunque lavori fatti in questi mesi, no? Che comunque senza animali, ma c'è sempre un po' l'essenza animale della donna che si attorciglia tra sé e sé, perché mi piace quando disegno una donna vederla in diversi momenti e poi radunarla come se praticamente fosse in dialogo con se stessa, no? E niente, la potete vedere nella prima parte della mostra, e con a seguito tutti i bozzetti che parlano anche di questo, oltre quelli degli animali. Io lascerei, allora, siamo in chiusura adesso, davvero, lascerei poi la chiusura a questo punto alla curatrice, a Michela, che ricordaci un attimino allora che cosa possiamo ancora vedere appunto allo spazio Tolomeo, giusto? Sì, allora fino al 28 maggio è in corso la mostra Essenza Animale, sono disegni di Gio Manzoni, il giorno, e sono presenti anche i box realizzati durante la performance. Poi il 28 interverrà nuovamente Angelo Razio Pregoni, interverrà con lui Marco Ventura,
per la presentazione del profumo Removal in soltanto 9 pezzi, quindi in edizione limitata. Decideremo, se sarete numerosi nel richiederlo, ma probabilmente accadrà, di fare una terza, per una terza volta la performance con una sorpresa, con qualcosa di nuovo. Non sarà sicuramente identica alle altre due. Perfetto, allora davvero io vi ringrazio tantissimo, davvero sono curiosissimo di vedere il 28 che cosa verrò, stavolta vengo, ci prometto che sono lì, perché stasera mi avete veramente incuriosito tantissimo e credo che così anche tanti di quelli che ci stanno ascoltando. Ricordiamocelo, quindi il fino al 28 maggio, spazio Tolomeo, via Ampere 27, è aperto tutto il giorno, quindi aperto tutto il giorno, sì, okay. Sì, invece sì. Per il finissage mandate una mail a ungarettocomunicazione@gmail.com. comunque metteremo anche i contatti a Michela nella diretta, nei commenti a questa diretta, in modo che potete scrivere direttamente a lei. Davvero grazie mille, complimenti per la vostra performance, sono davvero davvero curioso di venire il 28 a vedere cosa ti aspettiamo. Non so neanche io cosa aspettarmi, cioè, appunto, da quanto niente, La sorpresa sarà il ti faremo spogliare. Ho già dato una volta, vedi, anch'io ho i miei segreti. Davvero, grazie mille a tutti e quattro. Complimenti davvero per il vostro lavoro. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna come sempre da lunedì alle 12.30 qui in diretta su Milano News. Grazie mille. Ah, e se nel weekend troverete qualche cosa sul nostro sito di strano, beh, ne riparleremo mercoledì, perché Milano News cambia e cambierà, speriamo, ovviamente, il meglio. Grazie mille, arrivederci, a presto.